Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi faremo un altro transfer, ragazzi, sul PG femmina. Quindi cancelleremo tutti gli outfit già presenti tranne uno. Requisiti: ci servirà ad aggiungere l'attività merge tra i preferiti, ad avere almeno 500.000 in banca, ragazzi, per gli outfit. E niente, io comincerei con il glitch. Apriamo il menu di pausa, start online, ragazzi, seleziona personaggio per next gen, cambia personaggio, ragazzi, per old gen. Il glitch funziona su entrambe le piattaforme, su entrambe le versioni di gioco. Ci sarà da fare solo una piccola cosa di diverso, a una certa. Quindi, raga, una volta che siete qua, visto che stiamo facendo i completi sulla femminuccia, andate a creare il secondo personaggio maschio. Se già ci avete il secondo personaggio maschio, lo dovete cancellare e ricreare. Se il personaggio femmina non è nata nel primo slot e ce l'avete nel secondo slot, raga, non potete fare il glitch. Anche se riuscite a mettere poi il personaggio nel primo slot, non funzionerà. Quindi, una volta creato personaggio secondario maschio e siamo online, controlliamo di avere i negozi visibili. Raga, se avete i negozi visibili, io vi consiglio lo stesso di cambiare lobby, perché magari siete poi a metà dell'opera, arriva il coglione di turno e vi spara. Quindi start online, trova sessione solo inviti. E una volta che siamo spawnati in una sessione solo inviti, ci dirigiamo dal negozio di vestiti più vicino, ragazzi. Eccoci qua, a questo punto, raga, vi faccio vedere gli outfit che dovete fare. Saranno un pochettino, ragazzi, sono circa 6 o 7, ma ne vale proprio la pena. Quindi iniziamo dal primo, come ben vedete sono circa 6 o 7. Questi qua porteranno tette di fuori, raga, tron con le tette, busto invisibile, veramente carini, anche un Jokers con le tettine all'aria. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo qua queste scarpette, andiamo su skateboard e mettiamo queste qua rosa, ragazzi. Scarpe da skateboard rosa. A questo punto andiamo dai pantaloncini e andiamo a mettere i pantaloncini bianchi con cuoricini numero 40, ragazzi. Una volta che abbiamo messo i pantaloncini bianchi, cosa facciamo? Andiamo dalla parte alta e andremo a mettere la camicia. Quindi andiamo a cercarci, raga, le camicie da business, e una volta che abbiamo trovato le camicie da business, mettiamo la numero 22. Una volta messo la numero 22, raga, andremo a mettere la giacca di pelle. Quindi ci cerchiamo giacche di pelle, e una volta che abbiamo cercato le giacche di pelle, ci andremo a indossare la numero 50, ragazzi. Una volta abbiamo messo anche questa giacca, possiamo uscire da questo menu e andiamo dagli accessori. Mi raccomando, mettete come ho fatto io prima la cravatta, se no vi leverà i guanti. Quindi andiamo su cravatte e mettiamo la numero 46, raga, questa qua sottile rossa, che ci porterà il papillon rosso su tutti gli outfit. Quindi a questo punto mettiamo i guanti tattici bosco chiaro numero 12. Una volta fatto ciò, possiamo uscire e andarci a salvare l'outfit e lo chiamiamo T rosso 1D2, raga. Non guardate che io ho scritto rosa, mi sono fatto una briscola. Quindi una volta che ci siamo scritti T rosso 1D2, possiamo salvarlo. Adesso vi faccio vedere il secondo outfit. Stesse scarpe, stessi guanti, stessi pantaloncini, raga. Quindi andiamo a toglierci tutta la parte alta e andremo solo a metterci la camicia casual numero 95, ragazzi. Una volta che avete trovato la camicia casual numero 95, cosa facciamo? Possiamo chiudere il menu, ragazzi, e dobbiamo chiudere la camicia. Quindi menu interazione, stile, andate sull'ultima voce, giacca, ragazzi, e troverete la possibilità di chiudere e aprire la giacca. Noi l'andremo a chiudere. A questo punto freccia destra e andiamo a salvare l'outfit, ragazzi, e lo chiamiamo T
rosso 2D2, ragazzi. Non guardate, ho scritto rosa, ve lo ripeto, scrivete rosso. Questo porterà il Jokers, questi due outfit porteranno i Jokers rosso, ragazzi, con le minne all'aria. A questo punto passiamo invece qua. Non guardate che io ho scritto Galaxy, ma era solo per riconoscere che potremmo fare Immerge raga con i completi integrali. Quindi vi spiego il primo outfit. Vi mettete le scarpe, ragazzi, queste dell'arena numero 22. Dopodiché dovremo andarci a mettere i pantaloncini sportivi, ragazzi, che saranno i numeri 38. Controllate sempre bene, raga, di avere i guanti e di non avere accessori sulla vostra capa. Quindi, una volta fatto ciò, avremo fatto il primo outfit e lo andremo a salvare come, ragazzi, Galaxy 1D3. Adesso passiamo al prossimo outfit, che sarà il secondo della seconda serie, quindi 2D3. Ragazzi, è uguale a quello precedente, dobbiamo solo aggiungerci la camicia casual, ragazzi, e numero 95. E una volta fatto ciò, indovinate, chiudiamo il menu e andremo a chiudere anche la camicia. Una volta chiusa la camicia dal menu interazione, possiamo andarcelo a salvare. E lo salviamo Galaxy 2D2. A questo punto andiamo a farci il Galaxy 3D3, che sarà, ragazzi, praticamente uguale a T rosso 2D2, è solo che ci cambieremo i pantaloncini. Quindi ci selezioniamo, raga, T rosso 2D2, e una volta che ce l'abbiamo selezionato andremo a metterci i pantaloncini, questi qua, ragazzi, sportivi numero 38. Poi, una volta messi i pantaloncini, andiamo a mettere sempre le stesse scarpette che abbiamo messo sulla seconda serie, quelle dell'arena numero, ragazzi, 22. Una volta che abbiamo messo anche queste scarpette, raga, dell'arena numero 22, possiamo salvare l'outfit e lo salviamo come Galaxy 3D3, ragazzi. Adesso passiamo all'ultima serie, raga, che sarà TG, ok? Tron giallo, quindi... Come vedete, l'outfit è uguale al precedente, cambiano solo le scarpe e i pantaloni. Quindi andiamo a cambiare scarpe e pantaloni. Andiamo su pantaloni di pelle, raga, e andiamo a mettere i numeri 31. A questo punto usciamo dai pantaloni, andiamo dalle scarpette, mettiamo le scarpette da skateboard e mettiamo queste qua nere in ardesia. Non in ardesia, nere d'ardesia, raga, sennò mica sarebbero un po' pesantucce. Comunque, a questo punto lo salviamo come TG1D2. Adesso andremo a fare TG2D2, che non sarà nient'altro lo stesso outfit, togliendo tutta la parte alta, mettendo solo la camicia casual, ragazzi. Ovviamente, una volta che avete messo la camicia casual, cosa facciamo? Dovremo andarla a chiudere. Quindi, raga, ci mettiamo gli stessi pantaloni, ci andiamo a cercare la camicia casual e mettiamo l'ultima, e poi, una volta che l'abbiamo messa, la chiudiamo e andiamo a salvare questo outfit come TG2D2. A questo punto abbiamo finito di fare tutti gli outfit, ragazzi, e vi spiego come continuare. State attenti, perché questa parte da qua in poi ogni volta sbarrellate quasi tutti e poi mi dite che non funziona il glitch. Quindi, ragazzi, mi raccomando, ora cambiatevi di outfit in modo tale che vi faccia il caricamento in basso a destra. A questo punto, una volta che abbiamo fatto il caricamento in basso a destra, che siamo sicuri, apriamo il nostro menu interazione e ci uccidiamo. Una volta spawnati, start online, ragazzi, e andiamo al creatore, non vi sbagliate. Una volta che siamo arrivati al creatore, raga, dovremo andare a creare una gara stunt. Quindi, raga, ve l'ho già spiegato 200 volte, abbiamo fatto un sacco di outfit. Bisogna semplicemente seguire tutti i triangolini che stanno nel menu. È facile, è guidato, ragazzi, ci vuole veramente un minuto.
e una volta che abbiamo preparato la gara e abbiamo settato tutto quanto, l'andremo a provare. Dovremo fare forza un giro, infatti io vi consiglio di mettere un giro quando andate a settare poi tutto quanto, e una volta che abbiamo finito la gara saremo su questa allerta. Accettiamo l'allerta, ragazzi, e una volta che siamo in questa schermata apriamo subito il menu di pausa, quindi andiamo su online e adesso andiamo alla selezione del personaggio per old gen o gestisci personaggio su next gen. E adesso ascoltatemi bene, perché qua tutti quanti fate danno. Allora ragazzi, ci sono due metodi, uno per old, cioè PS4 e One, e uno per next, cioè serie X e PS5. Cosa dobbiamo fare? Clicchiamo una volta a destra, è fondamentale non switchare 7 volte, quindi mi raccomando una volta a destra e basta, per andare sul PG maschio, e andremo a eliminare il PG maschio cliccando o X se giochiamo da Xbox o quadrato se stiamo giocando da PS, ragazzi. Ci darà questa allerta. Scriveremo la parola elimina, ragazzi, e una volta che vi ho scritto la parola elimina, che ora non si vede a schermo perché non ho la game capture attaccata, avremo cancellato il secondo PG. Adesso ascoltatemi, perché cambia qualcosa tra old e next. Chi è da old, come in questo caso io sto registrando da old, quindi PS4 o Xbox One, avremo la possibilità di andare in storia normalmente cliccando B o cerchio, ragazzi. Invece chi sta giocando da next gen non avrà la voce per andare in storia, ma ci sarà scritto in questo punto dove vedete la freccia torna alla home. Quindi se voi cliccate B per andare alla home o cerchio, sbaggerete tutto. Cosa dovete fare? Vi fate mandare un invito da un vostro amico che sta in mira differente da voi e lo accettate. A quel punto vi manderà in storia a voi che giocate da next gen. Se no, noi che invece stavamo giocando da old gen, raga, semplicemente clicchiamo B o cerchio. Una volta che siamo tutti quanti in storia, ragazzi, di old e di next, cosa facciamo? Start online e ce ne andiamo in una sessione solo a inviti, ragazzi. E a questo punto saremo spawnati con l'outfit di partenza. Quindi subito, raga, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a salvare questo outfit. E se avete fatto tutto correttamente, vedrete tutti i merch che sono passati. Quindi salviamo nel penultimo slot, ragazzi. Io vi consiglio di lasciare sempre liberi il primo e l'ultimo per fare i merch nelle attività, ragazzi. Una volta che abbiamo salvato, possiamo iniziare a tirar fuori tutti gli outfit, perché ragazzi io ve ne ho messi 6 in copertina, ma ne potete fare quanti ne volete. Quindi iniziamo con il glitch. Ci andiamo a selezionare un completo standard, ragazzi, e andiamo a metterci il bikini nero. Una volta che abbiamo messo il bikini nero, cosa facciamo? Dovremo entrare, raga, nell'attività merch. Quindi link in descrizione per tutte e due le piattaforme, ragazzi. Io in questo caso su questo account non ce l'avevo perché ho appena creato il social, quindi mi invito da solo tramite la seconda console. Comunque la trovate tramite il menu di pausa, start online, preferite, missioni, e andate a trovarla in quella categoria una volta aggiunta. Quindi io in questo caso mi farò invitare da me stesso dentro l'attività, raga. E una volta che siamo nell'attività, cosa andiamo a fare? Ovviamente, raga, come sempre, mettete completi, salvate e avviate. Una volta che siete nella lobby, cosa facciamo? Clicchiamo due volte a destra e una volta a sinistra. E sbadabam, ragazzi, avremo selezionato il completo con le mine di fuori, raga. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andarlo a salvare, raga. Come lo salviamo? Skippiamo il video e andiamo da Ammunition se usate profilo basso, oppure se usate la faregina nel vostro appartamento, ovviamente con un veicolo vostro o del civile. Non usate quello dell'attività, se no partirà subito il countdown, raga. A questo punto, una volta arrivati, vi salvate l'outfit negli ultimi slot, raga. Una volta che poi ve lo siete salvati, dovremo andare a cancellare, raga, i primi due merge.
Perché? Perché i primi due merge portavano direttamente il Joggers rosso, raga. Quindi non ci servono più. Andiamo a cancellare T rosso 1 e 2, raga. E una volta che l'avete cancellati, apriamo il telefono e quittiamo l'attività. Una volta in lobby, raga, vi rimettete il completo standard con il reggiseno nero e rientrate nell'attività merge. Vi fate mettere completi salvati se l'avvia un amico o se l'avviate voi, ricordatevi di mettere completi salvati. Una volta che siamo alla selezione degli outfit, ascoltatemi, andate direttamente su Tron Gialli, quindi TG, fate due volte a destra e una volta a sinistra, switchate tra di loro e vedrete che usciranno i pantaloni Tron con le tezzine all'aria, raga. Quindi, come sempre, ve lo andate a salvare poi negli ultimi slot. Poi, raga, una volta che l'avete salvato, potete pure quittare e uscire dall'attività. A questo punto, raga, una volta che usciremo dalla lobby, cosa facciamo? Abbiamo creato un merge che divide la parte bassa dalla parte alta. Quindi se ora noi andremo a selezionarci, per esempio, ora ne ho messo uno a caso, il completo Gorka, raga, cosa succede? Diventiamo CEO, saliamo su un veicolo, switchiamo lo stile dell'organizzazione all'interno del veicolo, ragazzi, e quando poi scenderemo dal veicolo avremo questa situazione, avremo mergiato i pantaloni con la parte alta. In questa maniera, raga, potremo veramente metterci qualsiasi parte alta sopra ai Tron. Quindi se vi piace ve lo andate a salvare. Adesso vi faccio vedere ancora 2-3 chicche, raga, e poi vi lascio sbizzarrirvi voi con questi merge assurdi. Guardate con il completo standard cosa succede. Guardate che bomba, si mette il papillon con la giacchetta senza il reggiseno sotto, ragazzi. Senza il reggiseno sotto. E ce lo andiamo a salvare. Guardate che bomba questo, raga, entrerò con questo completo integrale e quando andremo sul terzo slot, quindi sul terzo merge galaxy, guardate che bomba, metteremo completamente invisibile la parte alta dell'outfit, non avremo neanche, raga, le mani visibili, si buggerà tutto e rimarrà completamente buggato. Quindi indovinate un po', ora ce lo andiamo a salvare, quindi avviamo l'attività e andiamo a salvare questo completo. Una volta che poi saremo spawnati in free mode, raga, vi faccio vedere anche un'altra chicca e poi vi saluto. Guardate, vi ho velocizzato un po' il video apposta per farvi vedere che non si sbagga quando rimaniamo in free mode. Quindi, raga, cosa facciamo? Ritorniamo nell'attività merge rimettendoci il completo col il reggiseno. E una volta nell'attività andate a recuperarvi questo completo TG1D2, raga, in modo che abbiamo il Tron sotto con le poppette fuori. A questo punto non dovremo salvare l'outfit e quittiamo l'attività, ragazzi. E quando spawniamo ci rimettiamo questo outfit che abbiamo preso prima, entriamo nell'auto, switchiamo lo stile dell'organizzazione, raga, e quando usciamo avremo messo anche il busto invisibile sul Tron. Quindi, raga, che dire, così potete fare tutti gli outfit che volete. E niente, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, abbonatevi se vi fa piacere. E alla prossima, bella raga, sbada bam. Pam pam pam.